Salve a tutti da Bob Gas TV. Oggi siamo in questa splendida cornice della Maremma e precisamente a Campagnatico. Vi vogliamo raccontare, vi racconterò il Palio dei Ciuchi. In questo ambiente curato nei minimi particolari dai contradaioli che da un anno a un altro, come ci è stato detto, il Palio esiste sempre. Buonasera a tutti, per Bob Gas TV e Giunco.net siamo con il sindaco Pesucci. Buonasera. Buonasera. Lei come sindaco cosa la emoziona di tutto questo in questa sorta di palio, ma che è una cosa molto vissuta qui? Sì, qui il palio a Campagnatico è una cosa seria, è arte, cultura, tradizione, è tutto questo, è emozione, sicuramente per i contradaioli ancora di più si accende perché man mano che passano i giorni e si arriva al giorno del palio l'entusiasmo aumenta, per qualcuno poi saranno grandi gioie, per altri meno gioie e qualche dolore. Però il bello di questo è la vitalità che c'è nel paese, nel sentire in ogni contrada queste tradizioni, il gruppo, le associazioni, le persone che si riuniscono, che piangono insieme e sorridono insieme. Questo è il palio. Il palio è qualcosa che a volte è difficile raccontare. Noi siamo orgogliosi che Campagnatico è dentro la Divina Commedia, quindi nell'undicesimo canto del Purgatorio è sancito Campagnatico, quindi il sommo poeta ci ha fatto questo regalo. Campagnatico è un centro, un borgo, un centro storico medievale bellissimo, dove negli anni io ho speso 1 milione di euro per la ristrutturazione, per fare tutto quello che c'è e quello che era possibile fare. Non ultima, qui abbiamo questa splendida piazza che è una terrazza sulla Maremma che è spettacolare, perché da qui si vede tutta la Maremma, la Valle dell'Ombrone fino al mare, fino a arrivare al Parco dell'Uccellina, è qualcosa di meraviglioso. Quindi con il percorso? Il percorso è il percorso storico. Storico. Tra l'altro è abbellito perché è stato messo anche la terra, quindi si corre sulla terra. E ogni anno c'è sempre delle migliorie e qui il palio è il palio e domenica. Ci sarà il trionfo di questa storica manifestazione. Siamo con Tirocchi Mirko, l'autore. Sì. Allora, spiegami un po' da dove nasce questa ispirazione. C'era l'esigenza di far capire al turista che viene in questa piazza Belvedere di far capire che qui c'è un palio. Abbiamo deciso di mettere questa scultura, qualcosa che rappresentasse al 100% il palio. Questo è il palio con l'asta e il cencio. Questo è come veniva fatto il palio per i primi 20 anni. È stato fatto così, c'era la ciuca nel centro, dentro a uno scudetto, e il primo palio dipinto è stato fatto nel 1957. Diciamo alla presa del palio, quando i contradaioli ottengono la vittoria, queste sono le mani che vanno a prendere il palio sotto al comune.
andiamo a visitare le sedi dei rioni o delle contrade? Rioni o contrade. Siamo con il consigliere della contrada La Pieve, Giancarlo. Giancarlo. Buongiorno Giancarlo. Buongiorno. Allora, lo spirito del palio. Intanto vediamo le divise, come si chiamano in gergo tecnico? Divise o? Costumi. I costumi. Costumi. Questo è lo zuccotto, fatti. Vero? Questo è il suo caso, il casco dei fantini che correranno il palio, l'ultimo di 15 pali vinti, il primo nel 57. Il primo nel 57 è stato il primo palio corso Campagnatico. Ascolta, contrada la Pieve, la Ciuca, come la Somara, la Ciuca? Sì, Somara è soltanto due, solo femmine. Perfetto, Giancarlo, grazie della tua disponibilità, se vuoi lasciare un messaggio ai tuoi contradaioli o al tuo gruppo, fai pure. Niente, forza Pieve, forza, speriamo di oggi poter fare una buona figura e magari anche arrivare qui. E siamo a Rione Castello con un giovane contradaiolo, Alberto. Buongiorno Alberto. Buongiorno. Allora, lo spirito del palio. È importante, soprattutto per tutti i giovani, che sia quelli del paese che quelli da fuori, che vengono qui per vedere appunto questo palio che si corre ormai da tanto tempo, e noi giovani siamo felici di avere questa tradizione, perché ci porta veramente tanta gioia, soprattutto in questa ultima settimana, che appunto è l'ultima settimana della festa del palio. E appunto la domenica è la giornata più importante, perché alle 6 quella carica di tensione si corre il palio. Quindi voi, la vostra Ciuca che corre, sapete il nome? In teoria Nebbia e un'altra non si sa. Grazie, è stato un piacere. Grazie e a te. Non so che si dice, ma insomma fate come vi pare, che vinca il migliore. Grazie. Ciao. Allora, per il Rione Centro abbiamo... Sono Valentina Priori. E? Mirko Tirocchi. Mirko Tirocchi. Valentina, allora, oggi è il gran giorno. Oggi è il gran giorno. Oggi è il gran giorno, siete tutti in fibrillazione, il paese si sente pure questa atmosfera vibrante e questa emozione. E fra poco ci sarà la processione e poi la sgabbiatura. Sì. Come mi hanno detto un po' tutti i contradaioli, anche le persone che incontro, i paesani, insomma, che poi sono contradaioli, certo. Perché poi mi hanno detto che il palio non finisce mai. Cioè già no. Alle 6:20, quando è finito, alle 6:21 si ricomincia. L'anno prossimo. Si riparte, perché comunque ci sono altri, no? 364 giorni per poter lavorare, per migliorare o per mantenere quello che è stato risultato. È un bellissimo impegno che sì. mantiene vivo il paese. Questo signore è Giancarlo Innocenti, presidente del Rione Centro. Presidente, ci si conosce, ciao. Allora, presidente, ultime battute. Dimmi un po' che cosa vuoi dire oggi, che però vedranno domani, ai contradaioli del Rione. Ai contradaioli del Rione Centro vi voglio ringraziare per l'impegno profuso in questi giorni. Siamo una piccola ma grande contrada, lo possiamo ribadire tranquillamente. Bene, ragazzi, non si sia buona sgabbiatura? Così. Vai, ho coniato un termine. Qui siamo a Rione Santa Maria e il nostro amico Matteo Olivieri. Matteo ci spiega un po' che cosa abbiamo qui. Allora, io vado con le inquadrature, lei è nei figuranti il la ruolo? Damigella. La damigella. L'uomo in armi, la dama. Il damo e i paggetti. E i paggetti. Che cosa è per te o per voi, se volete raccontare anche voi, il palio, che cosa vi trasmette? Allora, la corsa, la sgabbiatura rappresenta il culmine di una stagione che inizia a gennaio e finisce ora a settembre. Durante tutto l'anno le quattro contrade sono attive e hanno un ruolo sociale importantissimo, perché sono dei luoghi di aggregazione. Sono una seconda famiglia per tutti quanti noi. Uomo d'armi, che cosa si dice per questa... Non lo so, se avete un motto, un qualcosa, che cosa ti senti di dire ai tuoi contradaioli? Che bisogna vincere il palio. Perfetto, è la cosa più bella che si poteva dire.
è fumato. Manda l'ultimo attore del castello, ecco la quarta polizia. Si chiude la cancella, aspettiamo l'ordine del mostriere. Allora, siamo arrivati alla fine del palio, del 67esimo palio dei Ciuchi di Campagnati. E siamo con il Rione, la contrada vincitrice, il centro e con il presidente. Presidente, le sue emozioni a caldo e se ha una dichiarazione... Sì, ho una dedica da fare al popolo del Rione Centro. Che non si tira mai indietro. Qualsiasi cosa la dirigenza gli chieda, il popolo risponde presente. Siamo una famiglia allargata, litigiosa, che non sempre si trova d'accordo, ma quando si pone negli obiettivi è determinatissima a raggiungerli. Presidente, e quindi oggi però alla finale c'erano due ciuche. Allora, di una... è stato un palio molto, diciamo, difficile. Non capita spesso che chi vince tutte e due le batterie poi perda il palio. Siamo stati bravi e fortunati. Fortunati nel sorteggio, perché dalla 2... La capacità di Massimiliano e la performance di Morosita hanno fatto in modo di renderli veramente irraggiungibili. Presidente, è stato un onore per me perché lei mi ha accompagnato in questa avventura, mi ha reso partecipe di un'emozione che per la prima volta ho veramente assaporato, gustato e io la ringrazio e le dedico i miei più sinceri auguri. Grazie. Da parte di Bob Gas TV. Grazie e da Simone che sarei io. Grazie Presidente.